Ciao a tutti e bentrovati su Live of Barbecue. Sono Federico e quest'oggi parleremo insieme di una bella panoramica della gamma Rogue Napoleon. Oggi prenderemo ad esempio, per fare questo paragone, la gamma 425, che è suddivisa in tre modelli: l'RD425, l'RXT e l'RSE, ovviamente 425. Oggi parleremo della taglia 425, ma le osservazioni e le caratteristiche che andremo ad elencare possono essere ripetute tranquillamente per la gamma 525 e, con piccole eccezioni, 625. Procediamo per gradi e partiamo da quello che teoricamente è il barbecue più semplice, ovvero l'RD425. L'RD425, come suo fratello maggiore 525 SD, offre il colore nero, offre le griglie in visa e offre il fornello laterale. Saliamo di categoria per andare nel mezzano di questa famiglia Rogue, l'RXT, che presenta la finitura inox, le griglie sempre in visa, ma attenzione, introduciamo l'infrarosso sul piano laterale. Continuando a salire, otteniamo il top di gamma, l'RSE, sempre finitura inox nella parte esterna, ma abbiamo griglie in inox, bruciatore posteriore per il girarrosto e infrarosso grande sul piano laterale. Le caratteristiche comuni per questi barbecue, oltre ovviamente essendo della stessa taglia, alle dimensioni della griglia, che sono sempre le stesse identiche, in questo caso 60x45 per la gamma 425, abbiamo la stessa disposizione di bruciatori e diffusori di calore, sono sempre tre sul piano principale di cottura più un fornello laterale. Il fornello laterale però è diverso su ogni modello che stiamo prendendo in esame. Si parte dal fornello laterale semplice del modello RD425, si passa nell'intermedio all'infrarosso piccolo, ovvero un infrarosso a due elementi di ceramica, nel modello RXT, per passare all'infrarosso grande, cioè tre moduli di ceramica, per l'RSE 425. Le griglie di questi barbecue sono costituite in visa per il modello tra virgolette base, ovvero l'RD425, e anche per il nostro modello intermedio, l'RXT 425. Salendo di categoria per arrivare al top di gamma, troviamo invece delle fantastiche griglie in acciaio inox. Parliamo ora del coperchio dei nostri barbecue, che ha una importantissima funzione di mantenimento della temperatura durante le nostre cotture. Sull'RB o sui modelli SD abbiamo il coperchio smaltato nero in strato singolo, mentre nei modelli RSE ed RXT abbiamo il coperchio in acciaio con una controcappa, una doppia funzione di isolamento. Vediamo ora quali sono alcune peculiarità, alcune caratteristiche tipiche della gamma RSE che non hanno gli altri barbecue della serie Rogue. La prima è che l'RSE ha le manopole retroilluminate grazie a un sistema a LED. La seconda è che nel nostro infrarosso presente sul ripiano sinistro abbiamo la griglia in ghisa posizionabile su due livelli, quello sotto, diciamo, nel caso vogliamo mettere una pentola, quello sopra per cucinare direttamente la nostra carne. Una caratteristica che abbiamo detto anche in precedenza, ma che ci tengo a ribadire, è che le griglie sono in tondino di acciaio inox. Parliamo di una caratteristica comune a tutti i modelli, ovvero il mobile. Il mobile, che è la parte sottostante del nostro barbecue, in ogni caso offre un comodo portabombola, nonché il facilissimo accesso all'estrazione del vassoio frontale di raccolta grassi. I ripiani laterali di questi barbecue hanno una peculiarità per quanto riguarda il modello SD ed RXT, ovvero sono entrambi abbattibili. Quello con il fornello è dotato di una sicura per evitare chiusure accidentali. Stessa cosa, come dicevamo, per il modello RXT, dove posso piegare facilmente entrambe i ripiani.
Mentre invece nel modello RSE il ripiano dotato di infrarosso grande è fisso, mentre rimane pieghevole solamente il piano d'appoggio.